Non conosciamo l'identità di questa aggraziata figura femminile che raccoglie fiori e li depone in una cesta. È stata variamente interpretata come Flora, come Proserpina, una incarnazione della primavera. In realtà non conosciamo neanche il suo vero volto, dal momento che la vediamo di spalle, mentre con un gesto delicato si volta di tre quarti. Possiamo coglierne soltanto una leggerissima pennellata che ne delinea il profilo, eppure tanto basta per lasciarci incantare dall'eleganza, dalla delicatezza di questa personificazione, di questa figurina che gentile procede in questo giardino. La cosiddetta Flora, così come appunto viene generalmente chiamata, proviene da una villa a Stabie, l'attuale Castellammare di Stabia, la villa di Arianna, e proviene da un cubicolo in cui oltre a lei comparivano altre tre figure femminili, sempre su sfondo colorato. Medea, che stringe fra le mani la spada, strumento dell'infanticidio dei suoi figli, meditando con aria sofferta. Una figura variamente interpretata come Diana, in quanto regge un arco con le frecce, o come Penelope, che incorda la freccia per l'arco che sarà oggetto della prova di Ulisse, e Leda e il cigno. Tutte queste figure furono distaccate dal loro contesto originario, appunto dal cubicolo W26 della villa di Arianna a Stabie, perché considerate particolarmente belle, preziose e originali, con un procedimento che appunto nella seconda metà del Settecento era consueto, era in uso. E il contesto originario era un cubicolo riccamente decorato con una decorazione in terzo stile, quindi parliamo della fine del primo secolo avanti Cristo. Indipendentemente dall'identità, quello che incanta della cosiddetta Flora e che ha incantato sin dalla sua scoperta pittori, poeti, viaggiatori di ogni provenienza e di ogni età, e che continua a deliziarci tuttora, è quel gesto così elegante, così sottile, etereo, che ci permette veramente di cogliere lo spirito della primavera e della natura che rinasce.